3.550.000 euro per la prevenzione del rischio sismico destinati ai comuni. Li ha stanziati la Regione Campania per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e per la valutazione e l'analisi della condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano. Si tratta di contributi per le indagini mirati ad approfondire il comportamento dinamico dei terreni rispetto alle sollecitazioni di un possibile terremoto. Attraverso la microzonazione sismica è infatti possibile individuare e caratterizzare le zone stabili e quelle soggette ad instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. Tutti i comuni campani possono presentare domanda per l'assegnazione dei fondi disponibili, ma in particolare per i territori interessati al bradisismo la microzonazione sismica è prevista dal decreto Campi Flegrei, con cui nell'ottobre 2023 il governo stabiliva un piano straordinario per la prevenzione del rischio sismico nell'area del supervulcano che si estende da Napoli Est fino a Bacoli. L'importo massimo del contributo a cui possono accedere le amministrazioni locali per singola opera ammessa dipende dal numero di abitanti residenti. Il decreto della microzonazione sismica si affianca a quello approvato ad aprile scorso dalla Regione Campania, che sempre nell'ambito della prevenzione sismica ha stanziato 17.200.000 euro per gli interventi su edifici strategici comunali.